Ogni giorno ci troviamo a interagire con una molteplicità di individui, ciascuno portatore di energie e comportamenti unici. Tuttavia, alcuni di questi individui possono essere tossici, diffondendo negatività e influenzando il nostro benessere mentale. Ma come riconoscere le persone cattive? In questo video ci immergeremo nella storia di Chiara, una giovane donna desiderosa di comprendere come identificare le persone che potrebbero minare la sua crescita personale. Attraverso la saggezza del monaco Hogai, apprenderemo 9 segnali chiave che possono aiutare a individuare persone potenzialmente dannose. Ma prima è importante specificare chiaramente il concetto di persone cattive. Non intendiamo etichettare le persone come mostri, ma piuttosto riferirci ad individui il cui comportamento e le energie emesse possano minare la nostra serenità. Per proteggersi da una persona cattiva è fondamentale imparare a conoscere i comportamenti che rendono una persona tale. Bisogna infatti capire come distinguere tra il male, che può manifestarsi per diversi motivi, e la vera cattiveria. Mentre il male può derivare da incomprensioni o problemi personali, la cattiveria è spesso intenzionale e mira a ferire o danneggiare gli altri senza una valida ragione. Le persone cattive tendono a manifestare dei comportamenti ricorrenti. Ecco alcuni segnali da tenere d'occhio. Manovre manipolatorie e inganno. Gli individui cattivi tendono a utilizzare tattiche manipolatorie per ottenere ciò che desiderano dagli altri, approfittando della fiducia altrui o sfruttando sensi di colpa indotti. Comportamenti passivo-aggressivi. La cattiveria si può manifestare come aggressività indiretta attraverso azioni subdole, come sabotare le iniziative altrui o ignorare deliberatamente le esigenze degli altri. Critiche costanti. Sebbene la critica costruttiva possa rappresentare un'opportunità di crescita personale, è fondamentale distinguere tra essa e le critiche gratuite e distruttive mosse dalle persone cattive, che mirano a sminuire gli altri e a sentirsi superiori. Narcisismo ed egoismo. L'egocentrismo si configura come un tratto comune nelle persone cattive, che sono focalizzate principalmente sui propri interessi e sulla gratificazione personale, trascurando le conseguenze dei propri comportamenti sugli altri. Disonestà e mancanza di empatia. La cattiveria spesso coesiste con la mancanza di sincerità ed empatia. Le persone cattive tendono a mentire, tradire e ferire gli altri senza provare sensi di colpa. In sostanza, riconoscere e comprendere questi segnali può risultare determinante per preservare la propria integrità e proteggersi da chi manifesta intenzioni negative. Ma ora torniamo a Chiara e alla nostra storia Zen. Immersa in un tranquillo monastero buddista, Chiara si avvicinò al saggio monaco Hogai, desiderosa di trovare risposte alle ansie che la pervadevano a causa di relazioni tossiche. Con calma e saggezza, Hogai iniziò la sua narrazione, sottolineando che prima di allontanare qualcuno dalla propria vita, è fondamentale cercare di comprendere le radici della loro negatività. Spesso il dolore e le difficoltà affrontate dalle persone possono renderle aride, fastidiose e talvolta dannose. Hogai spiegò che, prima di prendere decisioni drastiche, è importante porsi la domanda: questa persona è davvero cattiva? O c'è qualcosa che la rende così? Posso fare qualcosa per evitare che continui a scombussolare le mie emozioni? Questa introspezione, disse il monaco, è fondamentale per preservare la propria salute mentale. Le spiegò quindi i 9 segnali per riconoscere le persone cattive. Il primo segnale di allarme che Hogai condivise con Chiara era la manipolazione costante. Immagina una persona abile nel distorcere la realtà per ottenere ciò che desidera. Potrebbe trattarsi di un collega che, di fronte alla prospettiva di una tua promozione, inizia a manipolarti dicendo che alcuni superiori parlano male di te. In realtà il suo intento è ottenere la promozione al tuo posto. Chiara, ascoltando attentamente, riconobbe situazioni simili nella sua vita passata.
Il secondo segnale affrontato da Ogai riguardava la mancanza di un'empatia genuina. Immagina qualcuno che mostri indifferenza ai tuoi sentimenti o alle tue esperienze, interessandosi solo quando ne trae beneficio. Questo comportamento può minare profondamente la qualità delle relazioni personali, poiché è evidente che la persona non si preoccupa sinceramente del tuo benessere. Il terzo segnale era la creazione costante di conflitti. Ogai dipinse l'immagine di una persona che, a dispetto di situazioni armoniose, cerca sempre il conflitto, alimentando discussioni e discordie. Questo atteggiamento non solo genera stress nelle relazioni, ma può anche contaminare l'ambiente circostante, rendendolo tossico. Il quarto segnale riguardava il costante bisogno di controllo. Immagina un amico o un partner che cerca di influenzare ogni tua decisione, cercando di dirigere la tua vita secondo i suoi desideri. Questa necessità di controllo, spiegò il monaco, può creare una dinamica tossica, compromettendo la tua autonomia e autenticità. Il quinto segnale affrontato da Ogai era la costante mancanza di rispetto dei tuoi limiti personali. Immagina qualcuno che ignora sistematicamente la tua privacy, invadendo i tuoi spazi personali o ignorando le tue richieste di solitudine. Questo comportamento può generare sentimenti di vulnerabilità e insicurezza, minando la tua libertà personale. Il sesto segnale era l'uso frequente di bugie o mezze verità. Ogai spiegò che una persona che costruisce un intricato labirinto di menzogne, offuscando la verità per ottenere ciò che desidera, rappresenta un pericolo per la tua serenità. Chiara, ascoltando attentamente, si ritrovò a riflettere sulla tendenza di un suo amico a esagerare costantemente le sue esperienze per apparire più interessante. Il settimo segnale era il modello di comportamento vendicativo. Ogai descrisse come alcune persone, di fronte a una critica o a un rifiuto, cercano attivamente di vendicarsi o punire gli altri. Chiara pensò subito a un'esperienza passata con una collega che, dopo un rimprovero, diffondeva notizie false su di lei con l'intento di danneggiarla. L'ottavo segnale era la costante ricerca di attenzione. Ogai immaginò un amico che cerca incessantemente approvazione attraverso atteggiamenti eccessivi o drammatizzando ogni situazione. Chiara riconobbe subito un'amica del gruppo che cercava costantemente di attirare l'attenzione su di lei, drammatizzando ogni evento. Il nono segnale su cui prestare attenzione, secondo Ogai, era la mancanza di responsabilità. Chiara rifletté su coloro che evitano costantemente di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, incolpando sempre gli altri. Il fratello di Chiara, ad esempio, aveva la tendenza a commettere errori e poi scaricare la colpa su altri. Il monaco Ogai si prese un momento per permettere che le sue parole si sedimentassero, affinché Chiara potesse comprendere a fondo ciò che aveva ascoltato. Con voce calma concluse, dicendo che riconoscere questi 9 segnali richiede una percezione acuta. Spesso siamo riluttanti a vedere che anche persone a cui vogliamo bene possono, più o meno volontariamente, infliggerci del male. Tuttavia, se vogliamo preservare la nostra pace interiore, è essenziale sviluppare la consapevolezza. Ogai, guardando Chiara negli occhi, la esortò a praticare la consapevolezza e a essere vigile nelle sue relazioni. Riconoscere questi segnali, disse, è vitale per mantenere la propria pace interiore. Dopo aver ringraziato il maestro per i preziosi insegnamenti, Chiara sentì che c'era ancora qualcosa da dire. Il monaco Ogai, con la sua eterna saggezza, aggiunse: ricorda sempre di affidarti alla tua intuizione. Se qualcosa non sembra giusto, prenditi il tempo di riflettere. Non avere paura di porre fine a relazioni tossiche se serve a preservare la tua serenità e la tua pace interiore. In conclusione, la storia di Chiara e del monaco Ogai ci insegna che nella complessità delle relazioni umane, la saggezza risiede nella consapevolezza. Quindi, sii consapevole dei segnali, ascolta la tua voce interiore e scegli con cura le persone che ti accompagneranno durante il tuo percorso di vita. La tua pace interiore è preziosa e meriti relazioni che la nutrano e la preservino.
Molto probabilmente ora ti starai chiedendo: ma ora che ho imparato come riconoscerle, come posso difendermi dalle persone cattive e invidiose? Per avere a che fare con persone con comportamenti cattivi o invidiosi è necessario sviluppare un atteggiamento mentale resiliente. Solo così è possibile proteggersi ed evitare di farsi coinvolgere nella negatività degli altri. Ma da dove si parte per maturare questo stato d'animo? Serve una combinazione di diversi ingredienti: comprensione, empatia, autostima, controllo emotivo e capacità di guardare alle cose positive. Ora ti dirò come svilupparli. Prima di reagire a comportamenti cattivi o invidiosi, è importante cercare di capire le motivazioni sottostanti a quegli atteggiamenti. Spesso le persone cattive agiscono così a causa di insicurezze e frustrazioni personali. Capire queste ragioni può aiutare a gestire meglio la situazione. Ricordati sempre che la pazienza è la virtù dei forti. Le persone cattive possono cercare di minare l'autostima altrui. Per resistere a questi tentativi distruttivi serve quindi avere fiducia nelle proprie abilità e nel proprio valore. Lavorare sulla propria interiorità è il solo modo per non lasciarsi scalfire dalla negatività che arriva dall'esterno. Diventare sicuri e padroni di se stessi significa infatti essere liberi e indipendenti e non concedere a nessun altro il potere di mettere in discussione il proprio baricentro. Ciò che pensano e fanno gli altri non sarà più così importante. Oltre a tentare di intaccare l'autostima degli altri, le persone cattive cercano spesso di provocare in loro una reazione emotiva. Per difendersi efficacemente da questi attacchi è perciò essenziale mantenere un solido autocontrollo e non farsi coinvolgere. Rispondere con razionalità invece che emotivamente è un ottimo metodo per indebolire l'influenza dell'altro sul proprio equilibrio. Spiazzerà totalmente le sue aspettative. Va da sé dunque che proteggersi da una persona cattiva significa anche non vendicarsi. La vendetta è una reazione guidata dall'istinto e raramente porta a una soluzione positiva. Incamerare energie negative non può che produrre altro male, stress e insoddisfazione. Non porta ad alcuna liberazione. Bisogna essere una persona empatica per comprendere cosa muove le azioni degli altri. Provare a immedesimarsi in loro e analizzarne i meccanismi psicologici è fondamentale. I comportamenti dannosi vanno riconosciuti e confinati, è vero, ma sempre considerando che possono essere sintomo di disagio, di paura e frustrazione. Le persone possono diventare cattive come reazione a un vissuto problematico. Sfogano sugli altri ciò che non riescono a risolvere dentro se stesse. Prendere coscienza di queste implicazioni consente di avere una prospettiva più lucida su queste situazioni. Perché concentrarsi sulle persone che nuociono quando si può dedicare tempo ed energia alle relazioni positive nella propria vita? Coltivare amicizie e connessioni emotive significative aiuta a mantenere un'integrità e un atteggiamento positivo e a superare con maggiore slancio i momenti critici. Ogai chiese a Chiara e a tutti gli ascoltatori di lasciare una testimonianza con le proprie esperienze e opinioni. Ora che hai capito come riconoscere le persone cattive e come difenderti da loro, scrivi le tue riflessioni nei commenti. Condividendo la tua storia puoi aiutare qualcuno e anche te stesso a migliorare e contribuire così ad una crescita personale condivisa. Ci vediamo nel prossimo video!